Un'aura di morte vi circonda entrambi. State lontano da me! Ahimè, di questi giorni l'ignoranza regna sovrana. Ah, sapete, non conosco ancora i vostri nomi. Sono Ivy Fry, lui è mio fratello Jacob. Ditemi, voi credete ai fantasmi? Non particolarmente. Sì. Io sono scettico. Viviamo nella città più progredita al mondo, ma i cittadini sono talmente in balia del sovrannaturale che si lasciano irretire dai ciarlatani. Ed è per questo che ho fondato il Ghost Club, la prima società al mondo che indaga seriamente sul fenomeno dei fantasmi. Perché la verità, come uno spettro, va attirata affinché essa si riveli. Allora vi unirete a noi? Sembra a dir poco ridicolo. Ci sta. Mi sembra interessante. Splendido. Ho già un caso per voi. Sono state segnalate alcune misteriose aggressioni a Lambeth. La gente crede che ad attaccarli sia un antichissimo demone, Jack il Saltatore. Senza dubbio il demone è già a caccia mentre parliamo. Spetta a voi trovarlo. Era orrendo! Occhi di fuoco! Artigli! E quella risata, per fortuna, è stato messo in fuga da alcuni passanti. Qualcuno deve intervenire prima che attacchi ancora. Dacci una mossa, idiota! Gli smoky is full of shot! Facile! What's the problem? I just had these trousers cleaned. Everyone's gonna think I'm a tramp! But I fair look up! Sembra sia fuggito di qua. Forse la leggenda è vera e ha artigli lunghissimi. Thank you.
Sembra sia fuggito di qua. Magazzino sorvegliato. Mi chiedo cosa ci sia da sorvegliare. C'è stata una serie di furti assai bizzarri in città ultimamente. I furti a Londra hanno ben poco di soprannaturale. Sembravano solo banali furti all'inizio, ma i colpevoli sostengono di aver agito sotto l'effetto di una forza sovrannaturale. Non sono così sciocco da dimenticare che i criminali giurerebbero il falso pur di evitare la prigione. Tuttavia, questi ladri hanno usato tutte le medesime parole. Dicono di essere stati manovrati da un demone.
Scoprirete la verità? Uno dei ladri posseduti da un demone si trova dietro le sbarre in questo momento. Potreste iniziare la vostra indagine da lì. Che cosa ha fatto? Ha rapinato il banco dei pegni laggiù. È colpa di un demone. Non ricordo molto. Eppure è strano. Non ho mai rubato in tutta la mia vita. Diciamo che vi credo. Chi sarebbe questo demone? Ricordo solo un orologio d'argento, sospeso in aria. Lo teneva qualcuno. O qualcosa. Una presenza oscura. Vedevo solo i suoi occhi. Un demone! Dovrò indagare al banco dei pegni. Cosa potete dirmi della rapina? Non c'è molto da dire. Gran parte della refurtiva era di un solo venditore. Enzo Capelli, un grande mago e illusionista. Italiano. Alcune settimane fa ha impegnato i cimeli di famiglia. Debiti. Ho l'indirizzo dell'ultima persona che ne ha riscattato uno. Una bella collana di perle. Può servirvi? Basta, fermatela! Halt! Fermate! Fermate quella ladra! Cos'è successo? Avete rubato da un negozio. È tutto confuso, ma ricordo qualcosa di argenteo che scintillava. Poi ho sentito una campana. E poi più nulla fino a questo momento. L'unica traccia è il nostro acquirente. Questo tizio mi condurrà dal demone. Andiamo! Aspetterò! Vuoi darmi la collana, è così? Sì. Ora voglio darvi la collana. Il signor Enzo Capelli, suppongo. Siete responsabile del furto dei vostri gioielli. Voi vi sbagliate di grosso. È così, vero? Sì, io mi sbaglio di grosso. Un attimo.
Voi vi sbagliate di grosso. E ora avete molto, molto sonno. Non è così? Sì, ho molto, molto sonno. E adesso farete un piccolo lavoro per me. Non è così? Santo cielo, che scena buffa! Cosa succede? Dove sono? Siete in arresto per furto? Davvero curioso. Non ricordo un bel niente. Vi tiro fuori da qui. Ho buoni contatti e non vi processeranno perché è chiaro che avete perso il senno. I polli sono liberi. Davvero non ricordate come mai vi hanno portato in quella cella? Non ricordo nulla se non un oggetto d'argento, una campana che suona e una strana presenza. Argento che luccica e una campana, eh? Direi che avete un'aria molto assonnata. Sì. Ho molto, molto sonno. E adesso farete un piccolo lavoro per me, non è così? Adesso io farò un piccolo lavoro per voi. Mi avete fatto perdere del denaro e rimedierete riempiendo la mia borsa di donazioni della brava gente. Ruberete del denaro per me. Sì, ruberò del denaro per voi. Andate via, furfante! Aiuto! Al ladro! Bene, molto bene. Ma non possiamo avere dei criminali come voi per le strade. Vi arrenderete alla polizia, giusto? Sì, mi arrenderò alla polizia. Oh, e quando lo farete, vi esibirete in una buffa danza per loro.
Ezio. Mi avete fatto spaventare. Parlavate di un uomo di nome Ezio? Enzo Capelli, mi ha ipnotizzato. Non era un demone. E non era neanche italiano. Sospettavo l'ipnotismo fin dall'inizio. Dovete trovare quell'uomo. Di grosso. È così, vero? Sì, io mi sbaglio di grosso. Un attimo. Cos'era quel rumore? Voglio saperlo.
Lasciatemi subito! Lo ammetto, non sono italiano. Era tutta una finta. Nessuno si interessa agli ipnotisti inglesi. Non mi importa. Vi darò ciò che volete. Voglio un po' di silenzio. Conoscete il dottor Elliotson per caso? No, mai sentito! Il mesmerismo a scopi criminali è una pessima idea. Come osate? Sono un ipnotista! Non posso piegarmi così! Possiamo trovare un accordo! Dovrete pagare per i vostri crimini e liberare gli innocenti che avete soggiogato.